Ciao! Anche questa sera siamo ripartiti. Ci siamo di nuovo, spero tutti insieme per la nostra diretta. Aspetto che ci sia qualcuno di voi qui con me, qualcuno che mi dica gentilmente, come sempre, se riuscite a sentirmi, se riuscite a vedermi. Io attendo. Questo ve lo dico sempre, per me è il momento più difficile. Perché mi sembra di parlare da sola. Yeah, ok! Poi quando vedo le faccette apparire, i numeretti apparire, comincio ad illuminarmi. Ciao Gabriella, benvenuta! Ciao! Mi fate sapere se riuscite a sentirmi? Ciao a tutti! Ciao Paola! Ciao, benvenuta! Mi avvicino un po' perché sennò non riesco a leggere. Che l'età avanza. Ciao Michela! Ciao! Oh, un maschio! Benvenuto Antonio! Ciao Daniela! Ciao Piera! Ok, sì, benissimo, immagino si senta. Ciao Ornella! Che bello che ci siano anche Andrea e Alex! Ok! Ciao! Ciao Andrea, ti saluto ancora! Cioè, Pietro nascosto di là, il tuo degno compare, dopo credo che verrà a salutare. Ok, si sente, perfetto. Allora, partiamo precisi e puntuali come sempre. Questa sera parleremo un po' di cani e cani e dell'atteggiamento che è importante che... Ciao Rebecca! Che il suo proprietario, chiamiamolo proprietario, ma soltanto perché così riusciamo ad intenderci, anche se sappiamo che è una parola brutta. Ciao Francesca! Dicevamo, parliamo di che cosa fare tra cani e cani. Che cosa fare quando si ha un cane e se ne incontra un altro in certi ambiti? Lo spunto di questa diretta, ciao Patrizia, ciao Sara, me l'ha dato un post all'interno del gruppo di Cani per Amici, in cui c'era Sara che scriveva della sua canina Zoe, una cucciola di Labrador, e di quello che le è successo in un'area cani. Ci sono stati un sacco di commenti nei quali tutti hanno dato indicazioni e pareri, e allora di lì ho deciso di partire. La cosa importante, mi raccomando, usiamo questa storia come spunto, che nessuno di voi si senta giudicato perché ormai mi conoscete, il giudizio non è una cosa che mi appartiene. Sfruttiamo queste occasioni affinché diventino delle opportunità per tutti e questo per me è un pezzo fondamentale. Per cui se vi sentite chiamati in causa sappiate soltanto che sarà per aiutarvi a migliorare, per nessun altro motivo. Come sempre, lasciatemi fare due parole per accogliere i nuovi arrivati, che è bello che siano sempre tanti, così che sempre più persone possano imparare, sapere e migliorare un po' la relazione con il loro cane. Per chi non mi conosce ancora, ovviamente benvenuti. Sono Cristina Bordoni, sono un istruttore cinofilo, un dog coach e una consulente della relazione uomo-cane. Faccio questo lavoro da ormai ben 20 anni, che sono tanti. Che cos'è nello specifico il mio lavoro? Il mio lavoro è aiutare le persone, le famiglie che hanno scelto di vivere con un cane. Io aiuto queste persone a comprendere profondamente il loro cane, a poter vivere davvero una vita insieme. Li aiuto ad educarlo. E li aiuto a risolvere problemi e difficoltà, che è una cosa che mi caratterizza tanto. Ciao Giuliana, benvenuta, piacere anche nostro che tu sia qui con noi. Aiuto cani e persone non con i soliti vecchi metodi, con la solita vecchia storia che ti devi imporre del capobranco, ma attraverso un metodo nuovo che nel tempo è diventato il mio metodo, che è un metodo rispettoso, gentile, che si basa su profonda conoscenza e relazione. Ad oggi questo metodo, ciao Serena, è un metodo testato perché facevo due conti, ho lavorato e aiutato più di 2500 cani e tutte le loro famiglie. È un metodo che è facile perché entra nella vita di tutti i giorni. Ed è un metodo efficace, questo me lo dite voi, questo me lo dicono le persone con le quali io lavoro, perché il vostro feedback e il loro feedback per me è fondamentale, perché il mio obiettivo è aiutarvi a migliorare. Il mio lavoro è proprio guidarvi in un percorso di cambiamento profondo, non a fare quattro esercizi. E con questo obiettivo di accompagnarvi
in un cambiamento profondo che migliori veramente la qualità della vita del vostro cane e della vostra, io faccio, yeah, ciao Sonia! Faccio consulenze sulla mia città, su Torino e Interland, faccio consulenze via Skype e da qualche anno ho creato, ciao Laura, un intero video percorso che così possa essere veramente per tutti ed arrivare a tutti, che si chiama Educa il tuo cane. Ciao Lori! Ciao Ambra, benvenute! All'inizio, quando ho pensato di creare questo video percorso, l'ho creato per un motivo. Ciao Giovanna! L'ho creato pensando ad una mia difficoltà e a quanto sarebbe stato bello avere una guida quando io ho avuto la difficoltà che mi prendesse per mano e mi dicesse che cosa fare passo passo per risolvere quella difficoltà. Invece, non avendo avuto io una guida, mi sono trovata un sacco di guai e ho provato, provato, provato e riprovato quando avrei potuto ottenere un risultato molto maggiore in un tempo molto minore. Io ho avuto problemi con il mio figliolo bipede. Non ho mai avuto grossissimi problemi nel crescere i miei cani, ma è esattamente la stessa cosa. Un giorno ho avuto una creatura bipede. E non sapevo come fare perché non riuscivo a comprenderlo, perché non riuscivamo ad entrare in sintonia, perché avevamo un sacco di difficoltà. Ed è in quel momento lì, 11 anni fa, quando è nato Pietro, che il mio lavoro con le persone con i cani ha veramente fatto un salto in avanti. Perché prima il mio lavoro era già un lavoro con le persone, ma era un lavoro diverso, era anche un lavoro sul cane. È diventato negli ultimi 11 anni questo mio lavoro invece un lavoro veramente profondo che mi permette di prendere le persone per mano e di accompagnarle nel cambiamento, perché quando cambi tu, cambia anche il tuo cane. Questo è il motivo per cui ho deciso di creare il videocorso per più persone possibili, anche perché a differenza di molte altre persone, molti altri colleghi. Ciao, ciao Monica, ciao, due Moniche. A differenza di molti altri colleghi che lavorano sui cani, io insegno alle persone a crescere ed educare il loro cane. Voglio spiegarti che cosa intendo dire, perché 2 giorni fa mi è capitato un episodio che penso possa essere una storia chiara per tutti. Stavo facendo una consulenza nell'ambulatorio di un veterinario. Una bassottina paurosa. È arrivato il classico giovane, ciao Cristina, classico giovane veterinario neolaureato e non vogliatemene, che sapeva tutto. Lui non sapeva chi fossi io, la signora, ciao Alessandra, ben trovata a te. La signora si stava lamentando perché la sua cagnina, che era una cagnina paurosa, tirava il guinzaglio. Questa cagnina, più che tirare al guinzaglio, scartava dal guinzaglio, cioè cercava di scappare dal guinzaglio perché non riusciva a stare in quel posto. Quindi, ovviamente, il mio lavoro era insegnare alla signora ad aiutare il suo cane giorno dopo giorno nella quotidianità ad affrontare queste difficoltà. Il giovane veterinario, sentendo la signora che si lamentava ovviamente di quella che per lei è una difficoltà, dice: basterebbe che me lo lasciasse 2 giorni e glielo sistemerei io. Io ti giuro che ho dovuto respirare, respirare e respirare ancora. Sono una persona zen, ma questa cosa mi ha urtato veramente i nervi. Ecco, ciao Chris, questa cosa ti rappresenta bene quando ti dico che alcuni colleghi lavorano sul cane. Ma prova a riflettere un altro, ma quanto può essere, un attimo, quanto può essere efficace che un altro agisca qualcosa sul tuo cane? Secondo te, quella cosa lì che il tuo cane avrà imparato nell'immediato, lui riuscirà a riproporla con te nella quotidianità giorno dopo giorno? No, no, te lo dico già io, al di là del fatto che con la paura non aveva nessun senso quello che diceva lui. Ma in qualunque caso è fondamentale che sia tu, ciao Cinzia, che sia tu proprietario ad imparare come comprendere, come crescere il tuo cane.
non è diverso dal ruolo genitoriale, posto che sappiamo benissimo che sono cani e non sono bambini. Aspettate che leggo una domanda. Sono alle prime armi, non ho mai avuto cani in casa, ho un Amstaff, vediamo se riesco a riprenderlo. Ok, ho un Amstaff, ma ho paura a portarlo fuori perché ho paura che mi lutti per terra e scappi. Socializza facilmente con altri cani, ma ho paura a farlo giocare con tutti. Di solito in casa è molto paurosa, ha paura di tutto. Io vorrei soffermarmi su ho paura a portarla fuori, ho paura che mi butti per terra. Ci focalizziamo un attimo su queste frasi che mi scrivo perché sono un buon argomento della serata. Ho paura che mi butti giù. Aspettate che mi scrivo tutto perché sennò poi quando arriva il momento di rispondere alle vostre domande, io me le sono scordate le vostre domande. Così mi ha detto mio fratello veterinario, dice Agata. Ecco, noi riflettiamo, sono tutti spunti di riflessione, ok? Quindi diceva, è fondamentale che sia tu proprietario. Ciao Gaia, ciao Pio. La relazione col cane ha molti aspetti in comune con la relazione genitoriale, posto che vi ripeto, non sono bambini e lo sappiamo, però ci sono tantissimi punti in comune, soprattutto per quel che riguarda la relazione, per quel che riguarda il desiderio nostro di vederli crescere felici. Io sfido chiunque a non desiderare che il proprio cane, come il proprio figlio, cresca felice e che cresca anche ben educato. Ciao Francesca 1 e ciao Francesca 2. Quindi, a differenza di molti colleghi che lavorano sul cane, io lavoro con te, io lavoro con te persona affinché tu possa insegnare al tuo cane. Grazie davvero per insegnarci a gestire i nostri pelosi. Grazie a te, Milena. E perché mi è semplice lavorare con le persone, aiutare le persone? Perché nel tempo, sempre grazie al bipede che si chiama Pietro di cui ti parlavo prima e alle tante difficoltà che ho avuto, io ho scelto di acquisire, oltre alle competenze cinofile, delle competenze che riguardavano la relazione di sostegno alle persone, che riguardavano la psicologia, che riguardavano le modalità di comunicazione. Per cui una caratteristica importante del mio lavoro, che è un'opportunità per te ed è questo il grande valore, non è che io sia più o meno brava, ma quanto può essere utile per te. È la mia capacità di sostenervi nel cambiamento e di essere semplice. Semplice è uno dei feedback che più spesso voi mi date ed è importante per me. Un'altra domanda. Ho un meticcio di 3 anni, simil border collie, che non torna al richiamo, anche se passo tanto tempo con lui a giocare, a passeggiare dove sbaglio. Aspettate, che io cerco di segnarmi. Ci sono cose che trovo particolarmente interessanti. Nel caso specifico trovo particolarmente interessante questo anche se gioco tanto con lui. Perché questa cosa mi fa pensare che mi sono persa il nome, che Ilenia immagini che il fatto di passare tanto tempo con lui e giocare con lui sia sufficiente affinché il suo cane torni sempre. E questo è un punto interessante. Sono andata in un'inaugurazione per cani ad un certo punto ho dovuto andarmene. Il mio Oliver era incontenibile, abbaiava tutti, sono dovuta andare via. Ciao Vita e ciao Sara. Ok, ricordatevi che se non mi soffermo su tutte le domande è perché alla fine cerco di scegliere quelle che ritengo essere più utili per voi, più funzionali per voi, non perché qualcuna sia più bella, qualcuna sia meno bella o perché io faccia preferenze. Come fare con i gatti? Ne ho due. Fino a che stanno fermi, non le guardo, ma quando si muovono sono guai. Tu guarda! Ok, andiamo avanti. Mi sono persa. Sì, vi stavo parlando del veterinario che faceva tutto lui, un piccolo labbro di 3 mesi e tende a mordicchiare. E invece vi stavo spiegando che è fondamentale che siate voi ad imparare. Qualcuno qualche tempo fa mi ha fatto un appunto e mi ha detto: ma perché non ti fai vedere a lavorare su un campo e invece ti fai vedere più spesso a parlare con le persone? Perché? Perché se impari tu a metterti nei panni del tuo cane, poi puoi insegnare qualunque altra cosa. Certo che c'è anche quel pezzo, ma non hai idea di quanto più valore abbia per te il vedermi qui centrata su di te piuttosto che vedermi fare due esercizi. Due esercizi li puoi imparare ovunque, gli esercizi banali ai quali uno pensa, sotto c'è molto, molto, molto di più. Ecco perché spesso mi vedi qui e mi vedi molto meno spesso fare cose pratiche, perché credo sia molto più utile per te e per il tuo cane
e per portare davvero un cambiamento. Il nostro Charlie si è dimenticato il no. In emergenza lo ignora. Certo, immagino bene. Ok, cerchiamo di andare avanti senza che io mi perda i pezzi. Fatemi vedere dove era arrivato, che cerco sempre di farmi un elenco di cose da dirvi in modo da essere precisa. Quando troviamo cani liberi e poco socializzati, è certo. Sì, vi stavo dicendo del veterinario, vi stavo parlando del videocorso e il perché parlo tanto del videocorso, perché penso sia veramente un'opportunità per cani e persone, ecco perché spendo tante parole, perché so che può aiutare davvero. E volevo solo più dirvi una cosa, perché ha sempre a che fare con le cose che ogni tanto mi sento dire. Mi sono trovata sulla pagina Facebook qualche critica riguardo al videocorso di qualcuno che diceva: com'è possibile? Bisogna essere su un campo, i cani sono tutti diversi. Ed è proprio lì il punto. È proprio un pezzo fondamentale. Cioè, io nel videocorso prima ti insegno a capire chi è il tuo cane, come funziona il tuo cane, e poi insegno a te che cosa fare con lui. Tu diventi in grado di farlo perché hai imparato a conoscerlo. Questo è un pezzo fondamentale. Ed è un pezzo che caratterizza il mio metodo, cioè prima imparare, prima conoscere, poi fare, perché se hai messo delle solide basi, delle basi di relazione e di comunicazioni, poi crescerlo ed educarlo è facilissimo. Ciao Vittoriana, ciao Francesca. Parleremo ancora dell'opportunità del videocorso. Comincio a dirti che puoi trovare tutte le indicazioni sul sito www.caniperamici.it e che su questa pagina, se ancora non li hai visti, hai l'opportunità di vedere tre video gratuiti che già ti danno tantissime indicazioni e ti mostrano quello che è il metodo e ti permettono già di provare a fare delle cose, così che da subito tu possa fare. Io ho anche problemi con altri cani in strada. Ok, allora cominciamo a partire con quello che è l'argomento della serata. La storia dalla quale parte questa diretta. Ciao Gabriella, benvenuto. Bello, anche questa sera vedo tanti nomi nuovi. Dicevo, questa diretta è partita da una storia che ho letto nel gruppo. Si parlava di una cagnina che si chiama Zoe, una cucciola di Labrador di Sara. Mi sembra che Zoe abbia 5 mesi. Sara è andata con Zoe all'area cani, per cui c'erano i cani liberi, e ad un certo punto il racconto che Sara ci porta è che un altro cane adulto con il quale Zoe aveva già giocato altre volte, ad un certo punto le ha dato un morso sul naso, mentre la Zoe, secondo il racconto di Sara, era sdraiata già a terra pancia in su. Cerco di riportarvi i fatti che sono venuti fuori dal racconto di Sara. Per cui sono venute fuori tutta una serie di domande e di indicazioni. Ok? Sara ha messo anche una foto della lesione di Zoe. E quando io ho visto la foto della lesione di Zoe, ho cominciato a capire tutta una serie di cose che adesso vi giro. Con te il videocorso ho imparato a conoscere il mio cane e a superare anche gli imprevisti. Grazie Maria Rosa, io ti ringrazio sempre tanto di questi feedback perché davvero spero che facciano riflettere tante persone sulla grande opportunità che hanno ed è il motivo davvero per il quale io insisto tanto. Zoe, la lesione e mi ha fatto venire in mente una serie di cose. Allora, in questo post poi c'erano tutta una serie di domande, che cosa ho sbagliato? Come potevo evitare a Zoe di essere morsa? Ma la colpa è mia? Ma la colpa dell'altro? Ma è possibile che un cane adulto morda un cane cucciolo? Ma è normale che un cane morda un altro cane quando il cane sta pancia in su? Ma un cane sano di mente, cita memoria, ma sano di mente vuol solo dire, secondo me era solo un'espressione, ciao Josie, per dire un cane equilibrato. Non è possibile che morda un altro cane, insomma, queste erano tutte le osservazioni. Ok, vedo che un po' di voi hanno letto quel post e così può diventare quel post una buona opportunità per tutte. Perché è successo quel che è successo? E poi dopo vediamo anche di capire che cosa andrebbe fatto in quei casi. È successo quel che è successo perché purtroppo la maggior parte dei proprietari di cani è inconsapevole di quello che veramente serve al cane.
tante persone, ancora troppe persone, pensano che l'amore sia sufficiente per crescere bene un cane, che basti scegliere del buon cibo e tanto amore che tutto sia fatto. Questo è quello che tante altre volte mi avrai sentito definire l'inconsapevolezza. Ciao Tiziana. L'inconsapevolezza è proprio il non immaginare che ci sia dell'altro necessario affinché un cane stia bene e si comporti bene. Il motivo numero due, ciao Anna, per cui capitano queste cose è che le persone non sanno leggere la comunicazione. Antonella ci dice, prima o poi succederà anche ad Aaron perché rompe le scatole a tutti, ma lui vuole solo giocare, mi piace questo. Aaron che rompe le scatole. Dicevo, la maggior parte delle persone non è in grado. Ciao Cri, ciao Mangina! Non è in grado di leggere ciò che il suo cane comunica e di conseguenza non è in grado di leggere anche quello che l'altro cane comunica. Per cui, non sapendo leggere la comunicazione, non riesce a capire quando una situazione può essere difficile per il suo cane, o la situazione può essere difficile perché il suo cane sta mettendo in difficoltà un altro cane. Questo credo sia un pezzo veramente fondamentale, comprendere la comunicazione del proprio cane, per permettere al cane una vita felice e per permettere al proprietario una vita serena. Ma di questo continueremo a parlare. L'altro motivo per cui succedono questi episodi è l'atteggiamento del proprietario. Prima qualcuno ci diceva io ho paura che succeda. Nel momento in cui l'atteggiamento del proprietario è io ho paura che succeda, chiaramente non facilita un incontro di questo tipo. Il nostro pensiero crea immagini, crea emozioni che passano a un essere sensibile come il cane, per cui è un pezzo del puzzle del problema. Ciao Cristina, la mia luna abbaia di brutto quando sta sul terrazzo e guarda altri cani che passano per strada. Non so come farla smettere. Ok. Ricordatevi che io cerco di appuntarmi tutte le domande e poi cerchiamo di dare risposta alle grosse domande. Non interrompo quello che vi sto dicendo ogni volta per rispondere a una domanda, perché sennò non capireste più niente. Quindi cerchiamo sempre di mettere bene a frutto il tempo che abbiamo. Io cerco sempre, per quanto mi è possibile, di essere chiara. Andiamo avanti. Perché le persone sbagliano quando si tratta di una difficoltà di incontro tra un cane e l'altro? Le persone sbagliano, uno, sbagliano in quello che dicevamo prima, l'atteggiamento, l'aver paura o l'agitarsi quando succedono delle difficoltà come quella della quale parlavamo prima. E le persone sbagliano perché se hanno un cane che non si sa comportare in modo adeguato con l'altro cane, ancora oggi troppo spesso fanno quello che credono essere risolutivo, cioè vanno su un campo di addestramento e sul campo di addestramento ti fanno fare seduto, terra, resta. Ma comprendi con tutto quello che ti sto dicendo in questa diretta, nelle altre dirette, che seduto, terra, resta su un campo non possono andare in nessun modo ad influenzare una dinamica come quella della quale ti ho parlato prima? Ditemi se riesco ad essere chiara, ok? Ciao Erika, ciao Stefani, vado avanti. Che cosa serve invece realmente per aiutare un cane con un momento di difficoltà in una relazione con l'altro cane, come l'esempio di cui parlavamo prima? Ovviamente serve che il suo proprietario, il suo punto di riferimento abbia il giusto atteggiamento. E il giusto atteggiamento è fatto di due cose. Uno, di conoscenza. Il giusto atteggiamento è scelgo di fare qualcosa per comprendere veramente il mio cane, il suo linguaggio. Grazie, Agata. Il suo linguaggio è per sapere quando c'è una situazione che gli crea difficoltà.
Il saper comprendere il proprio cane già vi mette in una posizione di sicurezza. Il saper comprendere il tuo cane con quelli che sono i suoi talenti e le sue difficoltà ti mette in una situazione di sicurezza perché tu sai come muoverti. E se tu sai come muoverti, se tu sei sicuro, il tuo cane può appoggiarsi a te. Ma se tu non sei sicuro, sei in difficoltà o, come ci diceva prima un'amica, hai paura, capisci che il tuo cane non può che essere in difficoltà in una situazione del genere. Quindi il tuo atteggiamento è un pezzo fondamentale. Questo è il motivo per cui negli aggiornamenti del videocorso che vi dico in anteprima vi arriveranno tra veramente pochissimo, perché abbiamo stabilito una data, ma veramente vicinissima, ho creato altri 3 nuovi video sull'atteggiamento mentale del proprietario, perché è un pezzo così grande che ho scelto di aggiungervi dei pezzi. Chiaramente chi ha già il videocorso se li troverà in aggiunta e tutti coloro che si aggiungeranno no, invece si troveranno questi pezzi all'interno del videocorso Educa il tuo cane. Quindi serve il giusto atteggiamento, serve la conoscenza perché la conoscenza ti dà la sicurezza e serve creare una relazione vera, salda con il proprio cane, una relazione di fiducia, una relazione nella quale il tuo cane sa che tu sei la guida, che tu sei l'adulto di riferimento. Aspettate un attimo. Quello che penso è che un cucciolo molto irruento possa infastidire un cane adulto. Questo è un altro pensiero interessante. E adesso ci arriviamo. Ok. Monica ci dice, nonna papera ci dice, questo è fondamentale, l'atteggiamento del padrone. È così. E padrone sempre lo mettiamo tra virgolette perché è una parola che non ci piace tanto, ma così ci capiamo. Ok. Dicevamo, è fondamentale che si crei con il cane una relazione in cui il cane sa che tu sei la sua guida. Quindi è fondamentale che tu impari a diventare la sua guida, il suo punto di riferimento, perché in una situazione di difficoltà lui si appoggerà a te. Questi sono i pezzi fondamentali che servono e questi sono i pezzi fondamentali, i punti di partenza che trovi nel videocorso Educa il tuo cane. Ecco perché insisto così tanto. Questi sono i tassellini a monte per poi poter fare tutto. Ciao Nicoletta, fatemi bere un secondo. La parte più difficile, ci dice Ornella, è il giusto atteggiamento, l'ansia e la paura a volte la fanno da padrone. Sono d'accordo. Poi il vostro atteggiamento non è la causa del problema, ma il vostro atteggiamento può influenzare tantissimo il problema, per cui può migliorarlo o può peggiorarlo. Ciao Ruth! Quindi capite che per il benessere del cane è fondamentale che il suo proprietario scelga di fare qualcosa, scelga di prendersi la responsabilità di agire. Nei momenti in cui io sento dire ai proprietari: ah, io amo il mio cane come se fosse mio figlio, ma poi li vedo non fare assolutamente niente, resto sistematicamente delusa. Non so che altra parola usare, perché è un gran peccato, perché non sapere veramente chi è un cane, non saper comunicare, non saper creare una relazione profonda è uno spreco di opportunità pazzesco, di opportunità di crescita per la persona, di opportunità di crescita per il cane e di miglioramento della vita. Nel caso specifico di questa difficoltà, dell'esempio di Zoe, i proprietari di cani che hanno difficoltà l'un l'altro possono scegliere di fare qualcosa per aiutare questi cani a migliorare e se scelgono di fare qualcosa ne migliora la qualità della vita del cane, ma anche la loro. Ok. Nel dettaglio concreto, voglio dirvi come sempre due cose pratiche. Questo episodio è un episodio normale e comune. L'area cani di per sé ha il grosso pro di permettere ad alcuni cani di stare liberi in città quando non potrebbero stare liberi perché magari i proprietari di questi cani non se la sentono di liberarli fuori dall'area cani. Ciao Elena, ben arrivata. L'area cani però ha di contro che spesso diventa quello che io chiamo il fight club, cioè il posto dove picchiarsi, dove discutere, perché è uno spazio piccolo. I proprietari
tendono a parlare tra di loro e a dimenticarsi dei loro cani che devono cavarsela da soli. Per cui succedono spesso delle dinamiche conflittuali che hanno un esito, ma prima di avere un esito, e l'esito può essere ti ringhio o ti mozzico. Prima sono successe un sacco di cose, prima quei cani si sono detti un sacco di cose, solo che i proprietari spesso chiacchierano tra di loro e lo comprendo, eh. E se non chiacchierano tra di loro, troppo spesso non sanno leggere che cosa dice il loro cane, quali sono le dinamiche di relazione, che piano piano, come una pentola che bolle, portano allo scoppiare del tappo. Concordo, ora sto capendo il mio cane, riesco ad affrontare la situazione non più in ansia. Grande Anna, sono contenta, sono molto molto contenta. Peraltro un feedback bellissimo che mi è stato dato nei commenti a questo post, c'era il commento, mi sembra di Stefania, che diceva, io dopo il videocorso adesso so un sacco di cose per cui non sono più ansiosa e ho capito qual era quella dinamica di conflitto tra questi due cani. E questo per me è bellissimo perché l'obiettivo è veramente renderti autonomo di comprendere e di sapere che cosa fare. Sono incinta, ieri mi sono sentita dire ora dovrai dare via il cane, ma non ci penso proprio. Brava Serena, non vedo perché dovresti dare via il cane. Brava, non pensarci proprio. Ciao Sara! Ok, torniamo alle nostre indicazioni pratiche. Delle piccole scaramucce tra cani possono succedere. Fa parte della vita. Io paragono qualche scaramuccia tra cani al bambino che si sbuccia le ginocchia, cioè ci sta, ok? È giusto che viva, che sperimenti, se si sbuccia le ginocchia, pazienza. Però non è giusto che nell'ottica di permettergli di fare delle esperienze, lo si butti nella mischia che si autogestisca le esperienze. Molto spesso l'area cani funziona così. Proprietario che sgancia, se il proprietario che sgancia il cane nell'area cani, come dicevamo prima, tende a chiacchierare con gli altri cani e lì il cane se la deve cavare da solo. Allora, o è uno strafigo con un sacco di competenze e ce la fa da solo, ma se non è uno strafigo con un sacco di competenze sociali e non sa tanto parlare bene la lingua degli altri cani, fa fatica. Provate a immaginare di entrare dove c'è una festa, dove ci sono un sacco di persone che si conoscono e parlano una lingua che voi non riuscite a conoscere. Non è facile, già soltanto quella roba lì crea ansia al cane. Allora, se quel cane ha un proprietario che è la sua guida, è veramente l'adulto di riferimento, si può appoggiare al proprietario e il proprietario può aiutarlo ad introdursi nelle dinamiche degli altri cani. Ma se questo pezzo non c'è, ciao Alessandra, ciao! Seguo in differita, utilissimi, fantastica, grazie mille. Ma sì, chi se ne frega, diretto differita, l'importante è che voi seguiate. Se quel cane si può appoggiare al suo proprietario, per lui sarà molto più semplice. Se il suo proprietario è così competente da saper capire quando il suo cane ha bisogno di aiuto, per cui diventa un facilitatore di relazione, capite che tutto diventa molto più semplice. Io spesso in area cani che non frequento più, ciao Katia, ho sentito dire quando due cani cominciavano ad avere qualche scaramuccio, un mezzo ringhio, uno che schiacciava l'altro. No, no, ma lascia, sono cani, se la devono cavare da soli. Se la devono cavare da soli mia nonna. Questa cosa la sottolineerò 100.000 volte. Ciao Vittoria! Sei tu che hai la responsabilità del tuo cane e hai la responsabilità di quello che il tuo cane può portare all'altro cane. Ok? Non esiste che se la cavino da soli. Ciao Mara! Certo, diciamo anche che possono andare a simpatia, è un po' più complesso, ma mettiamola così. Ma è compito nostro di proprietario, di adulto, tutelare quei momenti di relazione, soprattutto con cani che ancora non si conosce, soprattutto in posti come l'area cani che essendo chiuse creano delle dinamiche rischiose. Io sono abbastanza sicura che nel caso specifico della Zoe, e ti dico abbastanza sicura perché sarebbe presuntuoso da parte mia, non avendo assistito alla scena, dirti che è così, immagino che Zoe, da brava cucciola di 5 mesi, abbia fatto la cucciola di 5 mesi, pure Labrador. Per cui me la immagino una giuggiola irruento, un po' stracciapalle, mi passate il termine, stracciapalle. Mi immagino che l'altro cane adulto si sia infastidito dell'eccessivo moto di Zoe. Ah, qui vedo che Maria Rosa e Serena discutono, vi lascio andare avanti perché sennò mi incasino.
Per cui immagino che il cane adulto sia stato infastidito dall'eccessiva esuberanza di Zoe. Poi magari la tolleranza di quel cane adulto, ciao Paola, era una tolleranza bassa, per cui magari il cane adulto è esagerato, però la Zoe insisteva, il cane adulto deve averla avvisata, deve averle detto, senti bellina, adesso basta, ma ci sta, questo è il ruolo di un adulto. Immagino che la Zoe, al primo avvertimento, che immagino che Sara non abbia visto perché fa parte della comunicazione più sottile, la Zoe si sia buttata pancia in su, magari si è ancora tirato su una volta, il cane adulto le abbia dato un avvertimento, tunk, questo, bocca aperta, dentata, per dirle basta, adesso basta. Per cui non era un morso, ma era un avvertimento, proprio la classica dentata, bocca aperta, pum, così fanno. Certo che è un po' tanto. È un po' come un genitore che alla terza volta che dice al figlio di non fare una cosa, gli urla, adesso basta! Ok? Esattamente la stessa cosa. Ecco, Tania dice, a me è stato detto così, lascia stare, giocano, ma il modo di giocare era troppo irruento, detta la proprietaria che così non andava bene. Lei ha preso il suo cane ed è andata via. Ok, questo è essere degli adulti di riferimento, per tutelare il vostro e per tutelare l'altro. Nel caso specifico, Sara può imparare la prossima volta che se la Zoe è troppo insistente e l'altro cane comincia a dare dei segnali di difficoltà, solo che la comunicazione sottile è fatta di tanti piccoli segnali che è fondamentale che le persone imparino, perché se non si accorgono di quella che è la comunicazione sottile e si accorgono soltanto della macro comunicazione, hanno perso l'occasione, perché è qui che un buon proprietario deve intervenire, non qui. Non poteva più fare niente, c'era il momento in cui l'altro ha dato la dentata, non poteva più fare assolutamente niente. Ok? Prima c'era la storia di Aaron che eccessivamente rompipalle, ed è vero che prima o poi si prenderà una bella sgridata. Peraltro ci sono alcune genetiche, come quella dei Pit, come quella degli Amstaff, cioè loro sono insistenti, sono veramente degli schiacciasassi. Ed è facile che prima o poi qualcuno li mandi a stendere, perché loro continuano ad insistere così tanto che all'altro cane non resta che dirglielo. Con la comunicazione sottile non se lo filano, con la comunicazione media non se lo filano, quello che ci resta è pinzarli, ok? Ok, ma se tu sceglierai di imparare a comprendere la comunicazione, saprai che cosa fare quando intervenire. E intervenire vuol dire a volte fermare il proprio cane. A volte vuol dire chiedere all'altro proprietario, guarda, il tuo cane mi sta creando difficoltà, mi dai una mano, puoi uscire un attimo? Poi purtroppo sono poche le persone rispettose e gentili, per cui sarà più facile che debba uscire tu, ma non importa, perché agli occhi del tuo cane tu avrai preso un milione di punti, ok? Seconda cosa velocissima e poi chiudo per rispondere alle vostre domande. Si parlava di cani al guinzaglio, di incontri con cani al guinzaglio. Stamattina, dopo che ho lasciato Pietro a scuola, stavo andando al lavoro, avevo un pezzapiedi e ho visto la solita classica scena. Cioè c'era una persona che stava guardando il cellulare con il suo cane legato al guinzaglio e un'altra signora anziana le è arrivata addosso con il suo. I cani hanno scaramucciato un po' e poi ognuno è andata a casa sua. Qual era l'obiettivo di queste due persone? Ciao Katia! Anche se in ritardo ti prendiamo lo stesso. L'obiettivo di queste due persone non lo so quale fosse, perché che senso ha che due cani si incontrino per 30 secondi, si dicano nella migliore delle ipotesi ciao io sono Pippo, ciao io sono Pluto e poi si separino, o che nella peggiore delle ipotesi si incontrino, si mandino a stendere e si separino? Non c'è nessun valore in quell'incontro lì, nessuno. Invece un grande valore c'è quando il tuo cane ha degli amici, dei cani che conosci, con i quali c'è una relazione, con i quali fa cose. Allora, se incontri un'amica al guinzaglio, anche se sei al guinzaglio, molla sti guinzagli, falli salutare. È un po' come dare una pacca sulla spalla a un vecchio amico che hai rincontrato. Lì ha senso. Ma se no, questi incontri al guinzaglio, che sono difficili per i cani, sono difficili per i proprietari, hanno poco senso. Lo spazio di relazione per un cane dovrebbe essere lo spazio di libertà e non lo spazio di guinzaglio. Io ti consiglio di trovare dei cani per amici per il tuo cane e di fare cose con questi cani per amici. Per il resto, quando sei al guinzaglio, non c'è nessun motivo di incontrare un altro cane, ok? Blanche un po' timida e paurosa, ma per fortuna ben socializzate, per questo che inizialmente ho fatto fatica a capire che avessero le difficoltà. Invece, infatti, è sempre stata tranquilla. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Gaia, devo leggerlo dopo, c'è scritta troppa roba e non riesco a risponderti.
Per fortuna non è mai successo nulla di più di qualche ringhio da parte dei cani adulti, ora che sta crescendo è meno impulsiva. Ciao Deborah! Chiaramente i cani impulsivi sono cani che spesso beccano ringhi da parte di altri. Ma se ti piombano addosso cani liberi, se ti piombano addosso cani liberi e tu ce l'hai al guinzaglio, quasi sempre il male minore è mollare sto guinzaglio. Ti ripeto, quasi sempre il male minore. Purtroppo la bacchetta magica che a volte mi piacerebbe tanto avere, non ce l'abbiamo. Ma tenere il tuo cane al guinzaglio mentre gli altri sono liberi, per un calcolo delle probabilità, rende più conflittuale il momento, perché l'essere al guinzaglio impedisce al cane di comunicare, impedisce al cane di scegliersi una distanza di relazione, la famosa prossemica, che è un pezzo fondamentale. Ecco perché lasciare andare sto guinzaglio facilita la comunicazione, che non vuol dire che molli il guinzaglio, i problemi di sicuro non ci saranno, vuol dire che è più probabile che non ci siano. Ok, vi ho di nuovo detto un sacco di cose, ho già pescato un po' dei pezzi di domande. Vediamo se abbiamo ancora qualche pezzo, ma direi che i pezzi grossi sono questi. Per me è importante che voi vi soffermiate su alcune cose. Su uno dei primi messaggi che diceva: io ho un Amstaff e ho paura che mi butti giù, ho paura che crei problemi con gli altri cani. Ricordatevi che partendo da questo presupposto probabilmente avrete problemi. Davvero, il pensiero crea, ve lo sto facendo davvero banale. Però se la proprietaria di questo Amstaff non sceglierà di fare qualche cosa, non sceglierà di imparare a comprendere, di acquisire sicurezza, sicuramente avrà problemi. Adesso non voglio fare il gufetto porta sfortuna, però è molto molto probabile. Ciao Chiara, ciao! Di Aaron, il rompiscatole, l'abbiamo visto. C'era qualcuno che diceva: è probabile che un cane adulto si infastidisca per il cucciolo. Sì, assolutamente sì, ma è giusto così. Se hai un cucciolo, non farlo giocare solo con cuccioli. È giusto che giochi con cani adulti e che qualcuno gli faccia il tombino. Chiaramente dovrebbe essere un piccolo tombino, cioè dovrebbe essere sgridato un po', non dovrebbe pescare, prendere un cazziatone pazzesco, perché sennò l'esperienza diventerà negativa. Riesco a spiegarmi? Sono venuti fuori poi un po' di problemi di abbaio. Qualcuno mi diceva: il mio cane abbaia per questo e quell'altro. Faccio fatica a rispondere in diretta a queste domande. L'unica cosa veramente sensata che io posso dire a chi porta delle domande: Elda, da quando ti seguo, ho seguito il videocorso, ho iniziato a giocare ogni sera qualche minuto col mio cagnolone Enea, che vedo contenta e capisco che l'aspetta. Non riesco però a portarla a passeggio. Aspetta, portarla a passeggio. Dalle mie parti ci sono parecchi cani liberi, sia randagi che non. E avere parecchi cani liberi, sia randagi che non, mi rendo conto che possa essere una difficoltà. La fregatura è che se voi non uscirete, per cui non andrete a soddisfare i bisogni, a lavorare sulla motivazione cinestesica, che è quella del movimento, difficilmente riuscirete a modificare di tanto le cose, perché ci sono dei pezzi fondamentali. Poi, come sempre dico, si fa quello che si può con quello che si ha. L'importante è esserne consapevoli. Non è la prima volta che mi portate questa difficoltà dei cani randagi, che io comprendo. Bisogna cercare però di trovare delle soluzioni. Nel caso specifico mi mancano dei dati, però la prima cosa che mi viene da dire: e organizzatevi nel momento in cui avete una difficoltà del genere, caricatevi il vostro cane in macchina, trovatevi un'area verde, trovatevi un bosco. Se non siete sicuri, usate una longhina, ma quello è un pezzo imprescindibile perché un cane possa stare bene. E ricordati che se un cane non sta bene, non si può comportare bene, non è sufficiente giocare un pochino la sera, perché il puzzle è più complesso di così. Per poter ottenere veramente un risultato, questo è l'obiettivo, ovviamente. Dicevo, per problemi più grossi non riesco a darvi due indicazioni al volo, ma perché non sarebbero utili. Il rischio è che non solo non siano utili, ma siano anche controproducenti. Il consiglio che in scienza e coscienza veramente io mi sento di dare a tutti è: sfruttate l'opportunità del videocorso, perché è l'unico che vi prende da zero e vi porta ad affrontare tutte le difficoltà, ma tutte, tutte, perché prima vi fa lavorare sulle fondamenta e poi vi permette di mettere sopra i piani in modo facile e molto, molto pratico. Lo so che voi spesso mi sentite e mi vedete qui parlare. Una parte del videocorso è darvi le competenze teoriche,
Ma l'altro pezzo è farvi lavorare praticamente con me e con tantissimi cani che non avevano mai lavorato prima. Mi viene in mente una domanda che spesso mi sento fare: ma se io sbaglio e non riesco a fare con un videocorso, come faccio? È una domanda che mi sento fare prima che le persone acquistino il videocorso, perché dopo che l'hanno acquistato non me l'ha mai chiesto nessuno, perché ci sono talmente tanti esempi pratici fatti con cani, come vi dicevo prima, che non hanno mai lavorato, che in realtà questo non è mai successo. Per cui se hai questo pensiero, sganciati da questo pensiero. Che cosa posso ancora dirti? Che come sempre siamo arrivati in un orario di chiusura. Lo so che non ho risposto a tutte le domande. Cerco sempre, come vedete, quando portiamo un argomento per la diretta, di dare risposte più o meno inerenti a quella diretta, ma perché questo è funzionale per voi. Se cominciassi a dare risposte per cose che non c'entrano assolutamente niente, alla fine non vi portereste a casa assolutamente nulla. Io cerco sempre durante la settimana, piano piano, di rispondere quando posso anche alle domande degli altri. E che a volte mi portate delle domande molto semplici, per cui con due parole si può rispondere, ma quasi sempre mi fate domande che implicano delle risposte complesse, quasi sempre mi fate domande pensando sino delle cose banali da rispondere, ma è un po', ve lo dico sempre, come se mi chiedeste come risolvere le equazioni con tre incognite quando voi siete alle tabelline. Capisci che non posso, in una cosa così o con un consiglio al volo, insegnarti come risolvere le equazioni con tre incognite quando tu sai fare le tabelline? Ecco perché ti dico, in scienza e coscienza, il mio consiglio è sfrutta veramente l'opportunità del videocorso. O se abiti qui in zona mia, l'opportunità di una consulenza. Ma il videocorso è lo strumento più facile che io oggi so essere veramente efficace per la maggior parte delle persone. Volevo ancora dirti due cose. Un'altra cosa che mi è stata detta, per cui la riporto, ma io ho paura di acquistare sul web. È una paura che comprendo. Sappi che abbiamo scelto per il videocorso i pagamenti in assoluto più sicuri e puoi acquistare. Aspettate, che ho perso tutta la mia comunicazione. Puoi acquistarlo tramite PayPal, puoi acquistarlo tramite carta di credito, puoi acquistarlo tramite carta di debito. Oppure con la carta PostePay. Nel momento in cui avrai effettuato l'acquisto, semplicemente ti arriverà un link in cui dovrai mettere la tua mail e la password che ti sei scelto e direttamente sarai entrato nel videocorso. Ci tengo a ricordarti che sono l'unica che fa videocorsi che ha scelto di darti l'appoggio per 15 giorni. Ti ricordo che se sceglierai l'opportunità del videocorso, avrai 15 giorni di linea diretta con me per qualunque bisogno. Per me è un pezzo fondamentale del lavoro sostenere le persone e credo sia importante per le persone sapere che c'è qualcuno a cui si possono appoggiare in un momento di difficoltà. Quindi io ci sono. Ciao amica Pam! Ciao Enzo! Puoi trovare, così concludo, il videocorso sul sito www.caniperamici.it. Ti ricordo, se non li hai ancora visti, che sulla pagina del sito hai l'opportunità di avere subito tre video gratuiti che ti mostrano il metodo, cominciano ad accompagnarti nel cammino per comprendere il tuo cane. Ciao Giulia, stasera sei arrivata tardi! Per comprendere il tuo cane, per educarlo e per risolvere i problemi e le difficoltà, quindi scarica subito i tre video gratuiti. Voglio ancora ricordarti che all'interno del gruppo abbiamo creato ormai da un paio di settimane un rituale che a me piace tanto tanto, che abbiamo chiamato Sulle Zampe. Semplicemente è il celebrare ogni volta che qualcuno di voi ottiene un risultato. Noi abbiamo acquistato il videocorso e possiamo testimoniare che ci è stato inviato in brevissimo tempo e ha soddisfatto le nostre aspettative. Grazie Sara, grazie mille. Sulle zampe, che vuol dire celebrare anche le piccole vittorie, i piccoli risultati di chi sta facendo qualche cosa. Per cui non appena tu riesci a raggiungere un risultato, anche se piccolo, comunicacelo, scrivilo all'interno del gruppo, così che noi si possa fare un bel post sulle zampe
è così che tutti si possa gioire del miglioramento di qualcuno, perché migliora uno, migliora l'altro, poi piano piano, un po' tirati, riescono a migliorare sempre più persone. Questo è un pezzo fondamentale. Non vogliamo sempre solo celebrare l'obiettivo top, cominciamo anche a celebrare i piccoli passetti, perché l'importante è fare con costanza, ma fare sempre. Ok. Allora, fatemi controllare il mio schema, mi sembra di avervi detto tutto quello che vi dovevo dire. Ultima cosa velocissima, se hai bisogno di me e di una consulenza via Skype, semplicemente scrivimi una mail a caniperamici@gmail.com raccontandomi a grandi linee qual è il problema, così che io ti possa dire se possiamo affrontarlo insieme con una consulenza Skype e ti possa dare tutte le informazioni. Grazie, ciao Tania, ciao Katia, grazie infinite a te di essere stato qui con me anche questa sera. Spero di essere stata motivo di spunto, di riflessione per tante cose. Mi potresti aiutare con il mio cucciolo di Husky? Si sveglia sempre alle 3:30, ammazza, ti direi al volo, c'è qualche cosa che non va probabilmente nella giornata tipo. Ho comprato il videocorso, ma non ho ancora cominciato a guardarli. 15 giorni da quando iniziano? I 15 giorni cominciano dall'atto dell'acquisto. Se ci sono delle difficoltà, scrivetemi una mail, però comunicatemelo. Giuliana, scrivimi una mail che così ci parliamo tu ed io. Ciao Tania, grazie a te. Ciao Francesca, anche per questa sera vi saluto. Ci vediamo. Grazie a te, Aura. Ci vediamo la prossima settimana, martedì, sempre alle 20:30. Grazie davvero di essere stato qui con me. Ti chiedo se mi puoi aiutare a condividere questa diretta, le nostre dirette, così che sempre più persone piano piano possano imparare a mettersi nei panni di questi benedetti cani. Grazie Cristina, grazie Agata. Axel reclama che vuole uscire. Ciao Elisa, ciao Michela. Sì, sulle zampe, voglio vedere un sacco di sulle zampe. Ok? Un grande abbraccio a tutti voi e davvero una coccola speciale ai vostri cani per amici. Ciao Ornella, ciao a tutti. Buona serata. Ciao. Ciao Barbara. Grazie. Ciao Deborah. Adesso non attacco più. Ciao Giuliana, ciao a tutti, ciao Pio, ciao. Adesso stacco, se no vado avanti tutta la sera, ciao.